E siamo qui per introdurre il primo speaker che eh, ci parla di qualcosa che a me eh, interessa molto perché eh, mi ha colpito questa frase con cui inizia lui il suo abstract: Cubectl è il nuovo SSH, è una cosa mh, piuttosto. Eh, incisiva da riportare in un abstract e magari poi ne parliamo assieme eh, con eh, lo speaker che tra poco apparirà qui di fianco a me. Vi dico qualcosina mh, su di lui, prima eh, di farlo comparire qui. Di lato, è un DevOps Engineer, ha un profilo veramente variegato. Io ho letto di deep learning, è un teorico. Ha fatto il tutor, um, è un informatico davvero davvero formato come, come, come ne ho visti veramente pochi ultimamente, mi ha veramente colpito la, la formazione di Nicolò e eh, che introdurrei e farei comparire se possibile qui di fianco a me. Ciao, Ciao buongiorno. buongiorno. Anche Tu crei molte aspettative, quindi... <ride> addirittura no, 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 guardavo il tuo LinkedIn in questi giorni e davvero complimenti. Grazie, troppo gentile. Nicolò? SIGAP, il suo talk si chiama Creare e gestire cluster Kubernetes, o Kubernetes, a seconda se lo vogliate dire alla greca o a diciamo come si dice nell'industria, il modello GitOps. Ho detto bene? Benissimo. E in due parole, di cosa ci parli? Ok, prima di tutto la frase è quella QGTL Ubuntu h 9SSH di Kelsey Tower, quindi non è che voglio prendermi il merito di una citazione. Sì, sì, sì c'è scritto lì nel, nel tuo app. <ride> Poi di... beh, nel talk verrà un po' spiegato il motivo di questa citazione. E il talk brevemente, è brevemente un'introduzione gentile agli Tops e come sfondo parlo di Kubernetes che è un po' il mio mondo, quindi um, si farà un'introduzione ad alto livello, toccheremo tanti temi, ognuno di questi temi meriterà, meriterebbe tanta discussione, però essendo un talk introduttivo. Prendetelo per quello che è, insomma, magari al QA o alla tavola rotonda approfondiremo tanti discorsi. E Edissimo. nulla, spero vi piaccia. Quindi, se avete domande, mi raccomando, c'è la chat di YouTube. Noi poi, eh, rientrati dal video, cercheremo di eh, assorbirne il più possibile, chiacchierare il più possibile. E a questo punto, da Milano, lascio il microfono a Perugia, giusto, Nicolò? Giusto. E buon lavoro. Buongiorno a tutti, io sono Nicola Raspa e sono Kubernetes Solution Engineer in Sigap. Oggi io vorrei parlare di GitOps e vorrei parlare di come si possa utilizzare questa nuova metodologia per creare e gestire cluster Kubernetes. Il talk si svolge in tre parti. Nella prima parte faremo un'introduzione a questa nuova metodologia vedendone la definizione e i principi. La seconda vedremo come questa nuova metodologia si sposi bene con il mondo Kubernetes. Nell'ultima parte vedremo le difficoltà invece di estendere questo nuovo paradigma nella parte infrastrutturale. Iniziamo dall'inizio. Per capire GitOps è utile partire anche da quella che è la storia. È un termine che è stato coniato da WeWorks nel 2017. WeWorks è l'azienda dietro Flux, che è uno dei tool di punta eh, di GitOps. C'è un famoso articolo, Operations per pull request, che vi invito a leggere. In questo articolo WeWorks racconta di questo nuovo modo di fare le cose, di come utilizzano i repository non solo come posto per versionare il codice, ma è un posto dove avvengono tutte le operazioni ehm, tutte le operazioni di deployment, quindi c'è questa centralità eh, del repository come non solo unica fonte di verità ma come anche posto eh, operativo, quindi questa parte ops è diventato poi nel 2020 un processo indipendente che va sotto GitHub's Working Group eh, ho linkato qua nelle slide che poi vi farò avere un repository GitHub dove c'è questa discussione su quella la definizione dei principi di questa nuova metodologia per cercare di slegarla da quello che sono contesti aziendali e renderla un qualcosa di più open. Cos'è GitOps? Come dice anche WeWorks GitOps è il 90% best practice e 10% nuovi tool. Infatti in GitOps ritroviamo tante dei concetti già esistenti. Sicuramente ritroviamo Git come un unico fonte di verità, un approccio di chiattivo, Infrastructure as Code, ma anche un tool che continua sul, full, sul fidone dei per infrastructure di pipeline di CICD. Qual è l'idea alla base di GitOps? Per capirla, secondo me il modo migliore è partire dal nome. GitOps è prima di tutto git, uh, git rimanda ovviamente alle repository, quindi in questa repository quello che facciamo noi è andare a descrivere in maniera dichiarativa quello che è lo stato desiderato del nostro sistema. Qua sistema è generico. GitOps teoricamente si può applica applicare a vari sistemi, ci sono più sistemi più adatti di altri, però nella definizione possiamo tenerci generici. E poi eh, accanto a Git c'è una parte di OPS, quindi dopo che ho descritto il mio sistema in maniera dichiarativa c'è un processo automatico che riconcilia lo stato attuale del nostro sistema con quello che è lo stato desiderato. Quindi io descrivo come il mio sistema deve essere in maniera dichiarativa, quindi non vado a dire ciò che deve essere fatto per rendere il mio sistema in un certo modo, e poi avrò un meccanismo automatico di riconciliazione che si occuperà di fare in modo che lo stato del mio sistema combaci con quello che era stato desiderato. Se volessimo vederlo in un diagramma ad alto livello, è il seguente. Quindi uno sviluppatore descrive in codice dichiarativo il sistema, questo qua sulla destra, lo committa all'interno del repository e una volta che è committato all'interno del repository c'è un qualcosa di cui non ci interessa al momento che si preoccupa di fare questa riconciliazione. Questo è GitOps. Quindi lavorare unicamente all'interno del repository e poi c'è un qualcosa che si preoccupa di fare questa riconciliazione tra lo stato attuale e lo stato desiderato. Eh, Gitops si basa su quattro principi fondamentali, la, che abbiamo alcuni toccato, eh, però sono importanti, cioè, sono importanti fare chiarezza su questi. Sono basati sulla source di questi articoli eh, di questi principi. Eh, preso dal GitOps Working Group. È l'ultimo draft, potrebbe cambiare, e in altri articoli potete trovare principi diversi, però grosso modo seguono lo stesso filone. Il primo è la configurazione di creativo dello stato desiderato, e la seconda è che questo stato desiderato sia versionato. Quindi questi due non è nulla di nuovo, cioè è, sono più best practice in un certo senso, molto note. La parte innovativa è la parte di destra, secondo me, che è la parte diciamo più ops, cioè operazioni tramite dichiarazioni. Quindi vuol dire che committare all'interno del repository triggera delle operazioni. Quindi, non è solamente un posto di versionamento del codice, ma è anche un posto dove avvengono le operazioni. Anche qua, se conoscete il pipeline di 6 CD, nulla di nuovo. Anche qua succede la stessa cosa. Committare, mergiare, eh, approvare una pull request fa scatenare le azioni. Però c'è un qualcosa di nuovo in GitOps. In GitOps è l'ultimo principio. Il principio di riconciliazione continua nel suo considerato. Quindi, c'è quel meccanismo di cui parlavamo di prima, di riconciliazione tra quello che è presente al repository. E come è il mio sistema in un certo momento. I vantaggi di questa metodologia sono diversi, qua ne cito alcuni, quelli che secondo me sono importanti, ma sicuramente ce ne sono, ce ne sono altri. Uh, il primo è la stabilità. Uh, questo processo di riconciliazione che abbiamo appena citato mi garantisce comunque una sorta di feedback control loop tra quello che è lo stato attuale del mio sistema e quello che è lo stato desiderato. Quindi mh, questo mi garantisce che il mio stato il stato del mio sistema non diverga mai troppo a volte cosa succede? io faccio una release e poi il mio sistema evolve in maniera, tra virgolette, mh, imprevedibile in questo modo c'è questo controllo continuo per fare in modo che lo stato attuale del mio sistema sia il più possibile simile a quello che era stato desiderato poi abbiamo anche dei vantaggi, di, dei vantaggi di osservabilità, ripetibilità e sterilizzazione questi secondo me derivano dall'utilizzo dei repository git quindi fare le operazioni su Git vuol dire che queste operazioni sono osservabili. Non ho dubbi su cosa è stato fatto, perché tutto ciò che è stato fatto è su Git ed è sotto l'occhio di tutti, e visto che può seguire processi di approvazione di pull request, ci posso fare l'enforcing di quello che sono gli standard. Gli ultimi due punti sono molto opinionati e sono molto, eh, richiederebbero comunque una discussione approfondita. Eh, la parte di Sast Recovery, eh, diciamo. GitOps può aiutare a fare disaster recovery perché, avendo la descrizione completa del mio sistema, è più facile riportare questo stato in un altro sistema qualora questo um, per qualche motivo insomma, si distruggesse. La parte di security anche qua è molto interessante perché um, deriva da un modo diverso di interagire con il sistema, quindi, avere la repository come buffer, come ma in the middle, tra virgolette, tra me e il mio sistema, garantisce che io, sviluppatore, non devo accedere al, al sistema. Quindi si sposta il problema di access control dal sistema al repository, che mh, per me è un vantaggio perché è più facile eh, avere diciamo, controllo su ciò, che, su ciò che uno sviluppatore eh, può fare a livello di repository piuttosto che a livello di sistema. Diciamo, spesso, pensate anche a Kubernetes, fare il reback su Kubernetes è molto complesso gestire gli accessi ai repository Git um, è un pochino più semplice. Molto bene. Eh, perché questa nuova metodologia si sposa bene con la parte Kubernetes? Eh, secondo me ci sono due ragioni mm, fondamentali. Kubernetes ha fatto mm, la sua forza diciamo, nell'utilizzo di eh, risorse dichiarative. Quindi l'API server accetta uh, dichiarazioni di oggetti e si occupa lui della sua creazione e si occupa lui della riconciliazione, cioè di fare in modo che eh, lo stato che io ho chiesto tramite i miei manifest sia effettivamente lo stato in cui il cluster si trova. Anche qua già ritroviamo quelli che sono uh, i principi un po' che abbiamo visto prima. Quindi sicuramente c'è la dichiarazione dichiarativa, uh, c'è sicuramente il versamento del codice. Solitamente si fa già, e c'è questo meccanismo di riconciliazione che ho offerto da Kubernetes stesso. Eh, però cosa cambia in tutto questo? Qua c'è la formula quote che abbiamo messo nell'abstract del talk, che è kubectl 9ssh, che è una quote di Kelsey Tower. Diciamo, cambia il modo di interagire con il cluster, che riprende anche il discorso di security che abbiamo messo prima. Cioè, ora per, fare, eh, per creare le risorse non devo più interagire con il cluster direttamente, ma posso, ho come buffer questa repository. Quindi la motivazione dietro questa citazione, in realtà è nella seconda parte della citazione che non ho messo, è proprio questa, cioè non, non serve avere accesso al sistema per operare su, que su, su questo. E poi c'è anche un'altra parte, diciamo, eh, lavorare su Git mi evita, eh, anche mi forza un approccio dichiarativo, cioè con QGTL posso fare anche comandi imperativi, mentre se io lavoro su una repository e lavoro con dei manifest lavorerò sempre un approccio dichiarativo quindi con QGTL il rischio c'è anche il rischio di ssh cioè se una persona si connette con un ssh a una macchina virtuale inizia a fare dei comandi va a cambiare lo stato del sistema la stessa cosa la posso fare con QGTL, cioè se io posso cambiare lo stato del cluster in maniera che non è osservabile quindi eh, come un workflow Tops è basato su kubernetes quindi io andrò a descrivere lo stato desiderato all'interno del repository e se avessi un modo per portare questo stato desiderato all'interno del mio cluster poi sarà Kubernetes stesso a preoccuparsi di fare in modo che lo stato attuale del cluster sia effettivamente combattito con lo stato desiderato quindi Kubernetes in questo caso è il mio riconciliatore quello che manca è il 10% di tool in più ad esempio tool come Flux Flux fa proprio questo cioè si preoccupa di fare il sync tra quello che io scrivo nella repository e quello che arriva a Kubernetes. Per vederlo bene, ho preparato una semplice demo, perché secondo me il modo migliore per capire GitOps è fare GitOps. Il setting della demo è il seguente: partiremo da un cluster Kubernetes su Minikube, eh, vuoto, e vorremmo, vorremmo fare il deployment di due, rep due repository. La prima è una repository Fury, e la seconda è una repository App. Fury è una distribuzione eh, di Sigap. In, questa è la sua repository che sfrutteremo è una repository pubblica quindi se volete dopo la potete, eh, potete guardare e all'interno della cartella Fury, questa è importante questa cartella qua c'è un progetto customize che crea una distribuzione Kubernetes cos'è una distribuzione Kubernetes? una distribuzione Kubernetes è tutto ciò che rend, tra rende il mio cluster production ready, è tutto ciò che veste il mio cluster, ma non è necessariamente la parte applicativa, quindi ad esempio la parte di monitoring, la parte di logging, la parte di ingress, ci sono anche tantissimi altri moduli all'interno della distribuzione eh, Fiori. Io non ho creato una distribuzione minima perché su un setup Minikube ovviamente non tutti i moduli vi entrano. però è per dare una parvenza di scenario di produzione, quindi io ho un cluster, vado a fare il deployment di questa distribuzione e poi eh, vorrei fare il deployment della mia applicazione. La mia applicazione è la Kubernetes Hello App di Google ed è semplicemente un servizio che se curlato mi risponde ehm, mi dà un messaggio di hello e la versione su cui, su cui è basata. Eh, anche questo è un progetto customization, eh, c'è un espace, un deployment, un servizio, è un ingress, è molto semplice. Il deployment è basato su un'immagine di Google e questa immagine ha una tag 1.0, e una tag 2.0, quindi potremmo anche simulare un processo di update di questa repository. Uh, molto bene. Questo Perché ci sono queste tre componenti? Perché solitamente in uno scenario di produzione ci sono tre layer. C'è un layer infrastrutturale, che sono tutte le risorse proprio fisiche che utilizzo, che questo è il mio cluster Kubernetes. Poi abbiamo un layer Kubernetes, che in questo caso è rappresentato dalla mia distribuzione, quindi è un qualcosa che vado a deployare su Kubernetes ma non è necessariamente la parte applicativa e poi abbiamo la mia parte applicativa. Ora per iniziare il collegamento eh, tramite Flux la prima cosa che dobbiamo fare è installare Flux. Flux eh, l'ho scelto perché secondo me è il migliore di questi strumenti eh, perché eh, per installarsi eh, a differenza di altri cosa fa? Cerca di applicare i principi di GitHub su se stesso. C'è una, una CLI che con un comando di bootstrap. Una volta che io lancio questo comando, che poi lo vedremo, va a crearmi una repository all'interno della quale metterà dei componenti che fanno flux, farà il deployment all'interno del mio cluster. Una volta fatto il deployment di questo cluster, creerà delle componenti di sync che faranno quel meccanismo di riconciliazione, cioè che andranno a confrontare ciò che ci rappresenta la repository con ciò che è all'interno del cluster. Andiamo a vedere meglio. Quindi questo è il mio cluster Kubernetes, semplicemente un nodo, All'interno di questo nodo ci sono solamente le di sistema. E ora vado a lanciare questo comando uh, flux bootstrap. E semplicemente uh, devo dargli il token come variabile di ambiente. Vado a dirgli semplicemente: creami questa repository qua, Fury Flux Fit. E all'interno della branch main vado a sincronizzare tutto quello che è presente sotto questo path qua. Con un intervallo di un minuto. Quindi tutto quello che sarà presente. Andrò a commentare in questa repository sotto questo path verrà sincata all'interno del cluster. Quindi vediamo cosa fa subito: uh, si connette, crea la repository, va a portare i manifest delle componenti di Flux e subito inizia a creare uh, delle risorse all'interno del mio cluster. Va a creare un L controller, un source controller, un customize controller un notification controller. Ora è un po' fuori dallo scopo parlare diciamo, di tutte queste componenti, ma brevemente, source controller è un qualcosa che si sinca con le repository. Quindi va a fare una sorta di fetch del codice sorgente. Eh, customize eh, controller. L'arm controller va, va a dire del codice che hai sincato. Ehm, là ci troverai un progetto customize oppure un progetto M. In questo caso, in tutti i nostri due progetti sono i progetti customize e quindi andremo a interagire con quello che è il customize controller. Quindi, una volta fatto il deployment, cosa succede? Eh, aggiunge il deploy key alla repository e crea que eh, questi manifest di sync. Questi manifest di sync li possiamo vedere in quest'altro ASCII Cinema. Andiamo a clonare questa repository e vediamo subito che ha questa struttura qua. Quindi il pat, è quello che io ho detto. All'interno del pat che io ho detto, ha creato questa cartella Flux System dove ci sono um, due file. Uno è la componenti che abbiamo visto prima e questi sono i file di sync. Questi sono molto importanti, li vedremo anche nella slide, nelle, nelle slide successive, nelle parti della demo successiva. La prima una Git repository, questa cosa è? è una custom resource definition che si preoccupa di fare il fetch, praticamente di andare a una certa repository. In questo caso è la repository che lui stesso ha creato. Quindi, qua è quando dico che uh, Flux uh, applica il principio di GitOps a se stesso perché nel... Flux crea questa repository e automaticamente si sync questa nuova repository. E, essendo un repository privato fa anche il delle chiavi che saranno qua in questo secret, nella branch main ogni secondo lui andrà a vedere se ci sono nuovi aggiornamenti. Se ci sono nuovi aggiornamenti andrà a triggerare un processo di riconciliazione. Questo processo di riconciliazione avverrà tramite un customization, che è un'altra risorsa, che va a dire del uh, repository, eccola qua, repository flag system, questo flag system va a puntare al repository di prima sotto cluster Fiori Minimal Cluster troverai un progetto customize e ogni 10 minuti preoccupati di fare apply. Quindi ora andiamo a vedere le risorse che ho creato, questo è il customization e questo è il git repository. Sono uh, ovviamente a una, una revision che è l'ultimo commit che ho fatto, infatti andiamo a vedere che qua il commit è il 4.5.13 e anche qua sono 4.5.13. E quindi questo è lo scenario iniziale, abbiamo inizializzato Flux quindi vuol dire che tutto ciò che andremo a sincare sotto quel path verrà automaticamente aggiornato all'interno del repository. Ora iniziamo la nostra distribution. Per collegarla, quindi per portarla all'interno del cluster, cosa dobbiamo fare? Semplicemente dobbiamo ricreare anche noi queste risorse qua. Dobbiamo creare una Git repository, una custom resource definition che si va a linkare a questa nuova query distribution per aggiornare costantemente e poi abbiamo un progetto customize e si pubblicherà di fare l'apply di queste risorse e portarle dentro il cluster più facile vederlo che altro. Andiamo a creare una nuova cartella Fiori nel path sempre che abbiamo scelto. E ora tramite la flux CLI andiamo a creare una source git Fiori distribution. Gli diamo il path eh, della repository che abbiamo visto prima e andiamo a dire ogni 20 secondi nella branch main vai a fare il sync. E questo è il, eh, questo tool. Mi, semplicemente mi crea questo manifest non va a fare l'apply né niente ovviamente perché vogliamo utilizzare un meccanismo gitops poi dopo aver creato eh, il manifest per il eh, git repository andiamo a creare la parte per il customization qua una cosa importante da notare è questo path fury se andiamo a vedere la distribuzione di prima il progetto customized si trova all'interno di questa cartella quindi ehm, la parte repository non sa dove si, cosa troverà all'interno si preoccupa solo di fare il sync la parte customized vuole sapere eh, cosa c'è? Cioè, la parte Customize chiede, fa partire un progetto Customize, un Customize Build, a partire da un certo path di specifico. Quindi ora è la parte chiave, vado a committare. Cosa succederà una volta che committo? Prima di tutto vado a committare nella repository di Flux. Quindi ora quello che succederà è, poiché è attivo il sync in questa repository. Cosa succede? Io sono da questo sistema qua, cioè questa repository che in certo, modo, in certo senso si guarda sempre a se stessa. Ora si accorge che sono apparse nuove custom resource definition. Quindi, la prima cosa che fa è creare diciamo, all'interno degli oggetti flux queste nuove custom resource definition. Queste custom resource definition a loro volta triggereranno questo processo di, diciamo, di controllo verso questa nuova repository. Andiamo a vederlo, che forse è più semplice. Eh? Quindi abbiamo committato, abbiamo creato una nuova, un nuovo commit 5a.da e ora dobbiamo aspettare un attimo che eh, eh, passi il tempo necessario per aggiornarsi. Questa è intanto è la struttura della folder. Qua c'è anche un space.yaml che l'avevo creato per vedere se funzionava, ma diciamo, quello che ci interessa è questo sotto questa cartella Fiori. Andiamo a vedere se vengono fatte deployment di, dei Pulse sotto il modulo del logging. Ora cosa succede? Tra poco ci sarà il momento clou. Eh, diciamo, questa risorsa Git si aggiornerà, si accorgerà della nuova revision, quindi passerà da BCF a 5A e poi triggererà il processo di riconciliazione. Ora voglio vedere se riesco a fermarlo al momento giusto. Ecco qua. Qua cosa è successo? Subito ha trovato una nuova revision. E subito è partito il processo di conciliazione. Cosa succederà come prima cosa? Si accorgerà le nuove Custom Resource Definition. Queste qua sono ovviamente sono in un'altra repository, quindi avranno una revision diversa. E ora parte il processo di conciliazione verso la nuova repository e parte il processo di creazione delle risorse. Per la parte applicativa, eh, il processo è sempre lo stesso. Non dobbiamo fare altro che estendere, ripetere questo che abbiamo fatto adesso: con la nuova parte applicativa. Quindi Uh, ora siamo in questo punto qua con le due, le due Git repository, Flux System e Fuel Distribution. Ora andiamo a creare una nuova cartella, sempre nel nostro path, per la nuova LOAP. Utilizziamo sempre questo tool uh, Flux per creare il manifest per uh, la Git repository. Anche qua, uh, qua, ovviamente il path è diverso se ci fate caso: qua il path è dalla root. Perché, se andiamo a vedere l'LOA, ovviamente il progetto customization lo troverà nella root. Qua eh, stessa cosa. Vado a committare all'interno del repository flatsfleet. E poi vado a pushare. E qua succederà la stessa cosa. Eh, si accorgerà, si aggiungerà Flat flatsystem. E poi creerà un nuovo custom resource definition. E poi creerà i pod necessari per questa nuova risorsa. Uh, la repository è una cosa che non vi ho detto che è interessante. Questo si chiama uh, PluxFlit, perché solitamente da questa repository io posso fare il uh, controllo di più cluster. Infatti, questa struttura path, nome dei cluster io posso avere sotto questa cartella vari cluster e quindi posso avere un unico punto centralizzato dove fare il deployment uh, verso vari cluster. C'è anche un comando qua che utilizzo per forzare eh, la riconciliazione. Quindi, questo invece che aspettare un minuto posso forzare questo processo. E ora si accorge automaticamente che ci sono nuove customer definition. E ora, se, eh, qua ora non si vede ma ora lo sistema, eh, va a creare i nuovi pod. Quindi, come vedete, non ho fatto assolutamente nulla, cioè la mia interazione con il sistema è limitata unicamente alle mie repository git. Ecco qua il, il nuovo Hello App, si vede anche qua su e ho trovato dello app la versione 1.0 qua ho preso, non un, ho preso un branch specifico 1.0 che contiene la versione 1.0 ora qua possiamo andare un po' più avanti che qua sto ad aspettare che le risorse eh, si creano una volta che sono create e viene assegnato l'indirizzo alla mia ingress io finalmente posso curlare il mio servizio e mi risponde con il messaggio del work. Ora possiamo fare un semplice update. Qua, eh, ora c'è solamente la nostra LOA. Questa è la struttura che abbiamo adesso. Quindi quella è la versione che abbiamo, è la versione 1.0. Ora vorrei farvi vedere come si può aggiornare questa repository. Quello che vado a fare è semplicemente un replacement all'interno di questa Git repository, cambiando il branch, quindi passando dal branch 1.0 al branch 2.0. E ora vado a, semplicemente a committare questo update. Quindi qua ho fatto un update senza toccare la repository, ma aggiornando la, 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 diciamo la repository di Flux. Infatti qua sbaglio perché io faccio un update, una riconciliazione sulla LWAP, ma qua è sbagliata perché la LWAP non è stata aggiornata. Quello che invece è aggiornata è la mia repository, eh, il Flux System. Infatti adesso, appena io faccio la riconciliazione, si accorge della nuova versione. E parte il nuovo branch e qua poi eh, devo solamente aspettare che le nuove risorse vengano create e curlando il nuovo servizio alla fine mi risponde con la nuova versione. Molto bene. Eh, spero che questa mini demo sia stata utile per voi e siamo arrivati all'ultima parte. Eh, Ripensando la demo c'è un qualcosa che non abbiamo fatto cioè noi siamo partiti da un cluster già fatto però in realtà non è questo lo scenario che vogliamo cioè, quello che vogliamo solitamente è partire creare questo cluster eh, con qualche codice e questo codice solitamente sarà il codice terraform e, quindi noi siamo partiti da un cluster già fatto per semplicità però solitamente quello che vado a fare è creare la mia infrastruttura, in questo caso il mio cluster Kubernetes e tutte le varie risorse, magari networking, tramite il codice Terraform. Per chi non conosce Terraform, cosa è Terraform? Terraform è un modo per descrivere la mia infrastruttura in maniera dichiarativa ed è un, un broker di API in un certo senso, cioè io consegno a Terraform la descrizione dichiarativa dell'infrastruttura e Terraform si preoccuperà lui per me di fare le chiamate a vari provider, solitamente cloud, per fare il provisioning dell'infrastruttura in che ho visto. Quindi in questo codice Terraform, che è un HCL che è un, simile a YAML, eh, vale a dire Terraform crea un cluster Kubernetes. Io quindi vorrei partire da questo. Vorrei che questo codice, ovviamente, sarà versionato, nella descrizione di creativa, e vorrei applicare i TOPS anche a questa parte qua. Qual è la difficoltà in tutto questo? Um, partiamo da. facciamo un passo indietro. Lo scenario solito è questo, cioè io vado a scrivere in HCL lo stato desiderato, per scrivere il mio codice Terraform, lo commit e lo push in repository, e poi sono io, sviluppatore, che faccio Terraform Plan e Terraform Apply per creare le mie risorse all'interno del cloud. Per chi non conosce Terraform, Terraform Plan e Terraform Apply cosa fanno? Terraform Plan, anche Terraform in un certo senso è un riconciliatore. Il plan cosa fa? Va a vedere all'interno del mio provider, supponiamo AWS, lo stato delle mie risorse. Se lo stato attuale è diverso da quello che ho espresso se tutto desiderato, si preoccupa lui di fare le chiamate per uh, uniformare queste, per riconciliare diciamo questi due stati. Però, qual è il problema di questo approccio? Uh, sto facendo Gitops? No, cioè, il problema non è che sto facendo GitOps, Il problema è che sono io che sto facendo plan e l'apply e non c'è più il concetto diciamo di operations through declarations, cioè lavorare. Tramite la mia repository. Quindi una possibile soluzione a questo approccio è un workflow del genere, cioè io scrivo sempre il messaggio so desiderato, lo commit e lo push al repository, ma il mio pushare, il mio aprire una pull request, il mio mergeare, il mio fare a senso al repository, triggera dei cambiamenti. Triggera, un plan e apply. In questo caso non sono più io che lo faccio, ma sono magari le tool di 6D. Qua vi cito Atlantis e Atlantis cosa fa? È un pull request automation, cioè io vado ad aprire una Terraform pull request, quindi vado a cercare di mergiare le codice Terraform, in questo caso una resource null. Magari zoom si vede un pochino meglio. Atlantis cosa fa? Mi commenta nella mia pull request un plan. E quindi qualcuno può fare la review quindi, di, di questa pull request. Una volta che lancio Atlantis Apply, sarà Atlantis questa volta a far girare questo comando e eh, a rispondermi nella pull request con lo stato. Quindi qua abbiamo esteso il workflow di prima perché mh, stiamo lavorando all'interno del repository. Cioè, prima avevamo stato desiderato in maniera dichiarativa, ok, da noter, avevamo stato versionato. Eh, avevamo anche questo operations by pull request tramite questa Atlantis che è un pull request automation. e quindi se volessimo rispondere a questa domanda adesso è un po' più complicato perché ci sono degli ingredienti, ma è qualcosa di diverso rispetto a prima. E quindi la risposta è ni, in un certo senso. Qualcosa sì, qualcosa no. Andiamo a rivedere i principi. La configurazione dichiarativa l'abbiamo fatta. Lo stato desiderato è versionato. L'operazione tramite dichiarazioni lo stiamo facendo, però manca questa riconciliazione continua di quello che è lo stato desiderato. Ehm, soprattutto il problema di Terraform è che Terraform, abbiamo come abbiamo detto prima, è un riconciliatore ma la keyword qua è continua. Terraform è un riconciliatore discreto. Quando io faccio plan e apply, in, solo in quel momento confronto lo stato attuale della mia infrastruttura con quello che è eh, lo stato desiderato. Però una volta, da, diciamo, se al tempo T0 faccio l'apply, al tempo T1 la mia infrastruttura può già divergere e io non me ne accorgo. Inoltre, ci sono dei problemi che magari lo stato di Terraform non riesce a prendere tutto quel, tutta la realtà della mia infrastruttura. E quindi fare GitOps con l'infrastruttura è molto più complicato. Quindi, se volessimo rispondere alla domanda di prima, sto facendo GitOps? Per me no, magari la vostra risposta è diversa. E, ma la cosa importante, secondo me, è la parte fra parentesi: non vuol dire che stai sbagliando. Cioè, questo approccio non è GitOps, ma non devo fare GitOps a tutti i costi. E non, non, perché, comunque, questo approccio mi garantisce osservabilità. Sto lavorando su una repository, c'è cioè codice versionato, cioè, ci sono tanti punti. Cioè, non è perché il 2021 devo fare GitOps a tutti i costi. Per quanto riguarda l'infrastruttura, secondo me ancora non c'è un ambiente abbastanza maturo per poter fare GitOps per come l'abbiamo inteso in questa, in, cioè in questa presentazione. Poi, se ovviamente la vostra definizione è diversa, si può fare GitOps. Ci sono dei tool che cercano di risolvere questo problema. Uno di questi è DriftCL, che cerca proprio di risolvere quello che chiamano infrastructure drift, cioè il fatto che lo stato, desiderato, lo stato attuale dell'infrastruttura. Uh, drifti da quello che è lo stato desiderato e quindi uh, e quindi sicuramente è più complicato fare github sparare l'infrastruttura in ma diciamo ci sono dei tool che mi stanno iniziando a lavorare questo problema uh, con questo si conclude il mio talk e vi ringrazio molto per l'attenzione giusto per fare un recap di quello che abbiamo visto GitOps è un nuovo vecchio modo di fare le cose per me, cioè nuovo perché cambia, um, diciamo, si basa su principi vecchi, ma li cambia il modo di fare le cose, cioè rivoluziona questo approccio. Uh, abbiamo visto come GitOps si sposti bene nel, nella parte Kubernetes, come trovo il normale contesto applicativo, invece nella parte infrastrutturale eh, questa parte rappresenta la prossima sfida. Qua sotto trovate le slide, c'è una guida peggio con le slide e con le demo. Questa è la mia mail e questo è il mio contatto LinkedIn. E se volete fare un saluto, se volete dare il feedback sul talk, ehm, è sempre gradito. E vi ringrazio molto per l'attenzione, spero che ciò che vi ho detto sia stato interessante. E ci vediamo al mail. Siamo di nuovo live con Nicolò qui di fianco a me. Ho seguito il tuo talk, super interessante. Amo sempre le demo, live demo, ehm, perché eh, credo che vedere qualcosa che funziona, come anche tu dicevi nel talk, dia immediatamente la percezione di quello che poi potrebbe essere quello che mi hai raccontato in teoria, perché ho seguito questa parte di teoria molto interessante all'inizio, certo. dove spiegavi anche i principi, mm. e eh, poi declinata in qualcosa che è la pratica. Certo, il vantaggio Senti. di registrare è anche questo, di avere una demo <ride> che non ti esploda durante un talk. Sì. Il vantaggio è anche questo. Anche se eh, sono sicuro che sarebbe andata bene comunque anche se l'avessi fatta live, vorrei eh, innanzitutto ricordare vero i complimenti che arrivano nella chat. Matteo scrive Gran Talk. Um, e vi ricordo che nella chat di YouTube potete fare le domande che eh, a breve io potrò riportare a Nicolò. Quindi eh, scatenatevi, non c'è domanda eh, poco intelligente per cui assolutamente qualsiasi dubbio voi abbiate, siamo qui per, per rispondervi. La prima eh, te la faccio io, mi riaggancio a quello che eh, dicevi proprio alla fine del tuo talk. Eh, se ho capito bene, tu chiudevi dicendo GitOps è un nuovo vecchio modo di fare le cose, giusto? Eh, sì. Me lo ripeti un attimo questo concetto, perché mi interessa. Mi interessa allora, il, il vecchio, sono i tutti i principi che erano all'inizio del 90% di best practice. Quindi Gitops non porta alla fine nulla di nuovo se non un'aggregazione di cose già conosciute. Quello che porta sono i tool, ma alla fine quello che faccio con Flux, con Argo CD, lo potrei anche fare con altri tool. cioè I tool mi che... rendono facile, facile questo processo, però nel senso, non è questa novità, la novità è questa coesione fra tutte queste cose vecchie. E infatti, e... 90 vabbè. best practice, 10% tools. A un certo punto. Sì, e, però questa cosa qua crea qualcosa di nuovo, ovviamente, perché ti forza ad avere un processo totalmente innovativo. E quindi questa è la parte nuova, cioè sfruttare le cose vecchie in maniera furba e creare un qualcosa di totalmente nuovo che comunque ha rivoluzionato un po' l'approccio di fare continuous delivery, soprattutto su Kubernetes. Poi magari anche nel prossimo talk ci saranno anche altri scenari applicativi, perché comunque GitOps è su tutto quel filone di pipeline di CICD però questa parte diciamo di build applicativa in questo talk non c'è cioè c'è tutto un altro mondo ancora da, da esplorare tanti altri modi in cui questa metodologia si può applicare insomma certo, senti rispetto all'infrastruttura e allacciandomi proprio a questa cosa che dicevi che eh, si può fare anche con forse dei tool vecchi, mi è venuto in mente che eh... Eh, sei muto mi sa, non ti sento più ops, pardon <ride> Eh, no, dicevo che eh, se io ripenso all'evoluzione di questi anni eh, e alle tue parole, ehm, quello che eh, si può fare con tool vecchi mi fa venire un po' in mente che forse a un certo punto ci siamo resi conto che potevamo applicare l'informatica alla gestione dei sistemi, quindi delle infrastrutture. No? Cioè, sei d'accordo mm -hmm. con questa cosa? Cioè, a un certo... prima i sistemisti gestivano i server come. Eh, addirittura dandogli nomi, no? eh, c'è la metafora mm -hmm. del gregge invece adesso, devi gestire i tuoi mm -hmm. server come un gregge. C'è eh. stato un momento in cui secondo te, e se è vero anche se secondo te, in cui ci siamo accorti proprio come informatici che, ok, possiamo preclarare informatica l'automazione, anche l'infrastruttura questo è anche molto prima di GitOps cioè quindi è molto è quella parte di infrastructure as code ovviamente um, GitOps combina dire ok facciamo infrastruttura as code, la mettiamo su Git ovviamente perché il codice va versionato tutto e visto che eh, va versionato aggiungiamo tutto un filone di best practice per poter addirittura non solo versionare ma lavorare direttamente sulla repository ecco e... E questa Beh, cosa io che, e concordo con te ovviamente quando dici è già un po' di tempo um... Mi trovo, io giro un pochino di realtà, diciamo, realtà organizzazioni, a vedere ancora che si fa un po' fatica, no? Cioè è difficile tante volte migrare da quello che sono addirittura a volte i server fisici eh, in alcune piccole realtà, anche grandi, eh, dove magari c'è tanto legacy, ed andare verso qualche cosa che eh, applica l'automazione e appunto attendere, mi auguro, che questo paradigma, modo di pensare, GitOps... Sia qualcosa che possa aiutare queste aziende. C'è una dimensione minima, un contesto minimo? Mh, e mi riferisco soprattutto all'ultima fase del talk in cui dicevi, eh, Top 6 all'inizio, no? Prima che accavamo assieme, dicevi non c'è neanche un, un libro, per adesso ci sono risorse un po' sparse da cui potremmo apprendere, magari dopo ne parliamo, ma c'è una dimensione minima, un, un batch minimo, direi. Eh, di applicazioni, risorse, persone che devo avere. Perché fare questa cosa valga la pena. Secondo te? Intendi proprio come processo all'interno aziendale, mio, aziendale prodotto, certo. Sì, sì. Cioè, se ho uno sviluppatore che mantiene un piccolo WordPress, vale la pena questa cosa? Uh, secondo me, sì. Nel senso allora, non devo fare a tutti i costi. Ovviamente, quindi non è un qualcosa che devo applicare a tutti i costi. Ogni caso ha le sue soluzioni. Però secondo me tutte le best practice che ci sono sono in un, in un modo molto coeso, quindi secondo me conviene farlo anche in piccola scala, anzi conviene, forse conviene farlo proprio in piccola scala perché è più facile gestire questa cosa. Quando andiamo a avere una repository sola, come abbiamo visto la, eh, la flux fleet, là, che è una repository sola, però dove ci sono 100 cluster invece che uno solo, le cose iniziano a complicarsi, quindi partire sicuramente da un, un impianto piccolo conviene... Cioè, facile gestirla. Perché poi, ovviamente, la realtà è diversa da quello che è un po' la teoria. Cioè, noi abbiamo visto una demo piccola dove tutto va bene. Però se qualcosa si rompe all'interno del cluster, spesso a quel punto anche Gitops diventa un freno. Perché se io voglio debuggare, magari questo processo continuo di riconciliazione. Che magari per qualche motivo fallisce, io lo devo stoppare. Cioè il Flux a volte non è che lo lascio sempre attivo, a volte ci sono le possibilità di stoppare questo processo perché magari devo andare là a mano, a sistemare. Quindi. Eh, non per forza è la soluzione che, cioè, che risolve tutti i problemi. Conviene, cioè, conviene, secondo me, sperimentarla adesso perché mh, nei prossimi X anni, secondo me, diventerà sempre più matura e diventerà il modo di fare le cose. Sono super d'accordo con te, quindi non so se concordi, ma l'invito diciamo, è un po' a sforzarsi anche se avete dei progetti piccoli a gettare delle basi solide perché da lì. Tutto il meccanismo è orliato, spendete magari un pochino più di tempo di apprendimento, di configurazione eh, all'inizio, però poi avete un sistema che vi permette di applicare eh, lo stato alla vostra infrastruttura, avere del feedback immediato da una macchina, dico bene, quindi la macchina eh, applica lo stato, fa tutti quei lavori che sono ripetitivi sull'infrastruttura e vi dà del feedback. Sì, giusto. più c'è un eh, sistema. È un grande valore, credo, avere sì. feedback che non solo viene dai test unitari, la continuous delivery che riguarda l'applicazione, ma anche sull'infrastruttura. Certo, E poi ci sono anche dei meccanismi di diff e di alerting. Quindi, nel caso ovviamente, se è un cluster Kubernetes, ho comunque una parte di monitoring ovviamente attiva. Però uh, qua lo posso estendere a tutta l'infrastruttura, cioè potrò avere ora, ma attualmente non c'è, ma quel tool Drift CL lavorerà un po' su questa parte qua, cioè se la mia infrastruttura inizia a divergere, io vengo avvisato, me ne accorgo e quindi c'è sicuramente più forse serenità che non, non ho paura di essere svegliato alle 3 di notte perché qualcosa mm -hmm. esplode, insomma, cioè o oh, <ride> riesco un attimo a creare quel sorta di feedback control loop che mi, mi, mi riesce a creare quella stabilità che voglio. E mi sembra che siano concetti che eh, sono quasi antichi nel, nell'ecosistema. Diciamo, arrivano dai metodi iterativi incrementali e oggigiorno sono raccolti sotto questo. Cappello eh, GitOps che mi sembra abbastanza interessante da, da andare a curiosare per chi non ne aveva mai sentito parlare. Senti, passo un attimo alle domande del pubblico: eh, pubblico amici in generale, amici e amiche del Gruzp che eh, stanno scrivendo. Uh, Qualche cosa che ha a che fare con l'approccio ai secret, quindi come le applicazioni gestiscono eh, tutto quello che eh, sono password, API, key che devono essere segrete, devono stare segrete, devono restare segrete anche tra eh, servizi, no? autorizzazioni, autenticazioni, gestione in generale di tutto ciò che è privato e che, se posto in mani sbagliate, potrebbe portarci a dei problemi. Come si Integra questa cosa in GitOps? ovvero... Eh, questo è un grandissimo tema, cioè è proprio un tema gigante, perché ovviamente everything is code e tutto su Git vuol dire che anche i miei secrets sono su Git, quindi in qualche modo devo proteggere i miei secrets. Ok, quindi tutti i vari tool hanno un loro modo di gestione, quindi posso criptare i miei secrets all'interno dei repository, sono tool tipo GitCrypt o similari. So, Flux consiglia Mozilla SOPS. Sulla, se andate sul sito di Flux utilizzano questo ma il principio è solitamente questo oppure come è stato scritto si può esternalizzare questa parte qua utilizzare Vault, utilizzare sistemi simili e quindi mh, cercare di non avere mh, si, cioè, secrets all'interno del repository però il problema è che comunque qualcosa di secret ce l'ho sempre nel repository quindi qualche tool tipo GitCrypt lo devo avere ovviamente Flux ovviamente prevede questo meccanismo qua cioè c'è una fase in cui quando file il sync eh, c'è questa fase di, insomma, di decrypting, di tutti i segreti sì, mi, mi, viene, mi viene in mente anche a me Volt subito perché avendo uno strato Terraform diciamo che mm -hmm. sono facilmente integrabili quindi eh, io uso Volt, mi piace molto Volt ha un processo di unsealing ovvero la prima volta che lo accendi diciamo che devi mettere delle chiavi no? per farlo sì. partire però diciamo sì. che la cassaforte per, per essere aperta giustamente deve, deve, deve avere un certo grado di sicurezza. Forse un giorno si risolverà anche questo problema, ma vedremo. Sì. Ho un'altra domanda uh, da Luigi in questo caso che mi chiede, vediamo, uh, ma applicare GitOps deve per forza essere fatto in accordo con chi gestisce l'infrastruttura oppure io, in quanto team di sviluppo... DevOps posso farlo in autonomia. La mia domanda è più relativa all'organizzazione che al supporto tecnico, mm -hmm. no? E quindi qui mi ricollego un po' a quello che dicevi tu come premessa, best practice, no? Sì, bastano le best practice o bisogna cambiare anche qualche cosa all'interno della nostra organizzazione? Beh, qualcosa... Va bene, possiamo fare questa cosa? Se abbiamo dei silos nella nostra azienda dove c'è il marketing, poi ci sono i developer, poi ci sono l'operation, i sistemisti e. Ci mm -hmm. si parla a ticket o bisogna fare qualcosa? Sì, sicuramente eh, non de cioè, qualcosa devo cambiare a livello di organizzazione, ovviamente. Non devo stravolgere tutto, ma posso limitare lo scopo. Ovviamente GitOps non devo applicare come faccio tutto. Cioè posso fare un'applicazione delle N che gira sul mio cluster o gira dove deve girare con il metodo di GitOps. Cioè è un modo di lavorare che non necessariamente va a impattare quello degli altri, ovviamente. Poi, man mano, forse questa è l'idea iniziale sul discorso di prima, magari iniziare da piccole cose. Sicuramente la parte applicativa è la parte più facile, relativamente più facile, perché sì, il passaggio da pipeline di CICD a GitOps non è così tragico, quindi si riesce a fare in maniera molto facile. E quindi poi man mano si estende e arrivare in infrastruttura, come ho detto alla fine, è ancora forse un po' presto, cioè. Conviene ovviamente fare tutte le best practice, gestire l'Scode e tutto, però avere un processo maturo di GitOps inteso per come lo intendo io, perché qualcun altro lo intende in maniera diversa e quindi eh, si può fare, mh, però in questo processo automatico ancora non c'è, quindi partire dalla parte applicativa, applicativi base e ovviamente il solito, mh, a partire magari dall'environment di test, di lab e poi man avere un pochino più di sicurezza eh, per promuovere queste cose in produzione. Ottimo, ottimo, mi sembra che ci hai dato un bel po' di spunti. Eh, L'idea un po' che eh, viene in mente anche a me è sempre quella, partire da un esperimento piccolo, non so se concordi, e poi sì. incrementare il livello di difficoltà. Magari raccontando, ecco, il consiglio forse potrebbe essere raccontare gli esperimenti che hanno successo al di fuori del vostro team, anche questo può aiutare a contaminare in azienda. Sì altri tipi di professionalità Abbiamo se ancora... posso stavo leggendo nelle sì. chat, nei commenti vai, vai. E si, si parlava di questo processo di rimozione ecco e... stavo per vai tu pure eh, sì sicuramente ah, si, si può fare vediamo magari la domanda così rimane nel video sì, eh, la domanda era, cioè io posso io dichiaro la, mia, la domanda è questa, cioè io dichiaro il mio stato sulla mia repository cambio questo stato, vado a togliere qualcosa Flux si accorge cioè, nel mio cluster rimane la roba che ho lasciato? Eh, in questo caso la risposta è dipende. Eh, ovviamente quello che vogliamo è sì, però eh, se vi rivedete la demo, poi magari vi passo le slide, c'è un comando che dice prune uguale true. Questo comando prune uguale true vuol dire proprio questo: vuol dire che eh, non solo creo la roba che manca, ma se c'è della roba in più che non c'è nel mio stato viene cancellata. Quindi Flux, immagino anche Argo, e immagino altri tool, gestiscono anche questa parte qua di non solo aggiunta, ma anche di rimozione. E direi che uh, anche per questa risposta, noi ti ringraziamo. Siamo quasi alla fine. Ho purtroppo da salutarti perché dobbiamo passare avanti con il prossimo talk e Nicolò grazie di nuovo il grazie a voi. è stato veramente interessante eh, invito chi se lo fosse perso o collegato a metà a riprenderlo dall'inizio per avere una visione diciamo generale di eh, GitOps di nuovo ci vediamo la prossima volta spero di riaverti qui e buon tutto a più tardi grazie ciao ciao oh.